così. Guardate in che condizioni siamo costretti a fare video. E il gatto, la calda. Guardate la sua disperazione. Ciao a tutti, rieccoci qua. Ciao, eccoci, tornati. Allora, dunque, oggi vi facciamo il video acquisti di quello che abbiamo comprato al libraccio nel precedente vlog che vi abbiamo fatto. Ai libracci. Ai libracci. Esatto, più libracci. Comincio subito a dire, visto che me l'aveva chiesto uno di voi, il nostro caro Conte Pompi, io davvero vorrei capire per cosa sta quel P. Dicelo, svelaci il tuo segreto. Che niente, appunto, l'esame è andato bene, ho preso un bel 24, quindi sono contenta così. Quindi, boh, speriamo che continui così anche per i prossimi. Direi quindi di cominciare subito, comunque bando alle ciance. Come avete visto, oggi fa un caldo boia, un altro po' di ciance. Simone, da voi come si sta? Fa caldo? Fa freddo? Dove siete? Ti dici tutto. Allora, la roba non è tantissima, però siamo felicissimi con quello che abbiamo comprato. Molto. Partiamo subito dall'unico libro che abbiamo acquistato, esatto. Perché il resto sono solo fumetti. È stata un'uscita un poco fruttuosa per i libri, comunque non è andata per niente male. Eccolo qui, vi abbaglio col suo riflesso. La storia infinita, bellissimo. Sì, belli Michael Edwards, ovviamente. Edizione Longanesi, bellissima, copertina rigida, terza edizione, spero in una prima, però vabbè, non pretendiamo troppo. Con il testo, tra l'altro, bicolore, come vedete, verde, e da qualche parte sulla becca, eccolo qua, anche rosso, bellissimo. Un'edizione abbastanza famosa, magari qualcuno di voi già la conosce. Molto bella, molto bella, preziosa. Sì. Molto carinissima. Prezzo 10 euro, sì, ve lo dico. Bene, mi piace. Basta, libri purtroppo per finiti. I libri purtroppo abbiamo finito. Ci fermiamo qui. È stato molto fruttuoso invece per quanto riguarda i fumetti. Avremmo voluto prendere molto di più, però insomma. Perché ce n'era di roba, sì, però insomma. Esatto. Le finanze. Allora, il primo che abbiamo acquistato è stato After School Charisma, il volume numero 1. Un volume che io ho scoperto grazie ad una ragazza simpaticissima, il cui canale è Kronos Books, vi lascio giù in info box. Non puoi fare così per ogni volta. Vi lascio giù in info box il suo canale. Ho scoperto questo manga, l'ho già letto ed è meraviglioso. Peccato di averlo scoperto prima di sapere che la serie è interrotta. Sì, qui in Italia interrotta è ferma al numero 7. Tra poco lo vedrete col computer direttamente che si sventolerà. Però voglio proprio, cioè lui soprattutto mi ha incoraggiato a continuarlo perché effettivamente è bellissima, merita tantissimo. Sì, perché no, insomma. Perché non cominciare qualcosa anche se non è finita, magari un giorno, chissà, però esatto. Perché no? Perché per chi... non cominciare? Esatto, per chi non la conoscesse, praticamente racconta di questa situazione bellissima, in cui abbiamo una scuola di cloni di personaggi famosi e realmente esistiti, quali per esempio Napoleone, Einstein, Freud, che vengono addestrate, diciamo, per riuscire a continuare ciò che i loro originali hanno lasciato per via di morte prematura o chissà che altro. C'era anche Hitler? Sì, c'era anche Hitler. O per appunto migliorare ciò che il loro originale aveva fatto. Però si scoprirà qualcosa di losco all'interno di questa scuola, soprattutto il personaggio principale, che è l'unico a non essere un clone. E insomma, una sottospecie di distopico, se così vogliamo chiamarlo, e a me ha preso tantissimo. Le immagini sono ben disegnate. Ottimi motivi per leggere questo manga. Ecco, lo sapevo che inquadrava proprio quello. Certo, sto inquadrando questo, una scena qualunque, vero? Sì. Vero? Belle le immagini, molto. Vale la pena, sicuramente. Consigliatissimo, davvero. Mi spiace solo che per ora è interrotta, speriamo continuino. L'edizione della JP, della GP anzi, quindi capirete per quale motivo l'hanno interrotta. Il prezzo, noi l'abbiamo pagato 2,95 ma il prezzo originale è 5,90 euro. La metà, grande libraccio. Ecco una bellissima agenda. No, questa qua. Non comunque bella, un'agenda di Helsing che abbiamo da un po'. Già che c'era qua. Per far regalo di vedere. Skipper. Ciao Skipper. Allora, questo per la Planet Manga, prezzo non mi ricordo più, 2,50 euro al posto di 5 euro, immagino. Nana. Non so assolutamente niente di questo manga, l'ho preso praticamente a scatola chiusa, scusa, ragione, ti sto coprendo. Ma tantissimi ne parlano strabene e mi piacevano soprattutto i disegni. Molto belli. Sono molto ben fatti, non immaginavo.
belli, belli, belli. Un filo di trama c'è giusto sulla bandella, però davvero, non, finché non lo leggo non ne parlo oltre. È scatola chiusa, insomma. Io giustamente non potevo farmi mancare, eccole qua, le edizioni della Gazzetta dello Sport e The Walking Dead. Piano piano le sto racimolando anche quelle. Abbiamo preso il 9, il 10 e l'11, che vi ripeto, chi non l'ha mai visto, che formano l'orda zombie con le coste, molto bello. E niente, abbiamo preso appunto questi, la grande Michonne. Queste due qua sono bellissime, sono copertine fantastiche, belle insanguinate, questi bei colori blu, belle, belle, mi piacciono molto. Poi sbarluccicano tutte, non so se si vede, se dovreste vederle. Niente. Beh, mi piacciono. Piano piano, peccato che sono tantissime, quindi non so più dove metterle. Vabbè, piano piano le recupereremo, sì, cioè, recupereremo tutto. Prima o poi la sua libreria barra armadio crollerà dal peso. È la triste realtà. Ho provato anche un Ratman Color Special numero 3. Abbiamo già un altro, che ha fatto una bancarella di questi special colorati, il numero 11. 12. Quanti ce ne sono? Voi lo sapete, boh. Noi li racimoliamo, tanto che stiamo, esatto, racimolando pian piano, perché questo è questo, bello, tra l'altro. Tutti a colori, fumetti a colori, manga a colori, ce ne sono pochi, però in effetti i colori rendono tanto. Continuiamo nell'esplorazione di Leo Ortolani. Esatto, il nostro beniamino. Dulcis in fundo, potremmo dire. Abbiamo preso, soprattutto per il prezzo conveniente, poi per l'edizione che è meravigliosa, il numero 4 e il numero 5 di City Hunter. Editi sempre Planet Manga, costano un fottio di soldi, ovvero 7,90€, però prendendoli a metà prezzo li abbiamo pagati 4€. Se non ci fosse il libraccio, dovrebbero inventarlo. Grande libraccio. E di questo ho soltanto il numero 1, ma intendo raccoglierli tutti perché la storia mi piace tantissimo. So già che mi piace, quindi voglio assolutamente cosa stai facendo. Voglio vedere cosa si vede se guardi con lo specchio di quei loop di 1000 fotocamere. Ma apposta. Continua. E io ho perso anche il filo. Esatto. La storia, appunto, niente, semplicemente la storia mi piaceva già da prima. L'edizione è ancora più bella perché, a parte le copertine sono splendide, ma poi ha delle tavole splendide, alcune delle quali anche a colori, alcune completamente a colori. Esatto, tante sono sul rossiccio, come avete visto. Esatto, alcune hanno scale di rosso, altre proprio a colori, ma non trovo il nome. Esatto. Continuerò a raccoglierle, purtroppo so che sono 32 volumi, però pian piano, poco alla volta, con calma, libraccio dopo libraccio li raccoglierò. Esatto. Quindi i nostri acquisti sono finiti qua. Dove è finita la storia infinita? Vabbè, non importa. È finita? È infinita? Un po' più di esatto. Eccola qua. Me li presento anche io così. Questo è quanto. Adesso noi andiamo a scioglierci da qualche parte. Andiamo a mangiare un ghiacciolo, magari. Cospargerci di ghiacciolo. Tuffarci in una piscina piena di ghiacciolo. No, che poi ti viene mal di testa. Vabbè, comunque. Scherzi a parte. Se avete letto qualcosa di questi, volete dirci qualcosa di più riguardo a tutti questi acquisti, Fatelo. Esatto, a noi fa solo piacere. Però per il momento è tutto, presto vi farò il video lettura, il video acquisti. Beh, in realtà questo mese non ho acquistato libri. Può sembrare assurdo, ma non ne ho acquistati. Manga e fumetti probabilmente sarà il video acquisti del mese. Vedremo un po'. Con l'anteprima. Ecco, appunto, quella è una piccola anteprima. Quindi noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao! Bacano, bacano.